Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a vedere la gara 1 del campionato europeo kayak hobby. Allora ragazzi, dato che i video delle gare vi piacciono parecchio e molti di voi non mi seguono ancora, vi consiglio di iscrivervi al canale e attivare le campanelline, oltre che mettere like al video che vi aiuta a ricevere più le notifiche quando escono. E vi ricordo anche di seguirmi da Instagram. Ovviamente invito anche quelli che sono già iscritti a lasciare like e a bombardare questo video di mi piace e farne superare i 150. Dato che sono stato un po' attivo, l'algoritmo di YouTube non mi aiuta, quindi ragazzi per favore aiutatemi voi e vedete di inviare il video anche ai vostri amici. Dunque, dopo aver detto tutto ciò, vi ricordo di lasciare qualche commentino se avete qualche domanda. Piccolo avviso, io sarò presente venerdì, sabato e domenica al Pescare Show, quindi tutti e 3 i giorni mi potete venire a trovare allo stand 6 Catubertini, in modo da poter fare 2 ciacole e anche provare i nuovi prodotti, vedere le nuove canne, testarle con mano, i nuovi mulinelli e le nuove esche, che devo dire qualcuno l'ha già provata, tanta roba. E dunque direi che abbiamo detto tutto e quindi è ora della sigla. Allora ragazzi, questa è venerdì sera che siamo andati alla presentazione dell'evento al castello di Bolsena, un posto veramente spettacolare con vista sul lago eccezionale. E hanno fatto il briefing, poi ci hanno fatti salire tutti insieme sopra il castello per fare una foto, panorama pazzesco. Proprio adesso. Alla location diamo un 10. Per poi risvegliarci la mattina dopo, arrivare alla spiaggia con il kayak, solo la luna illuminarci. Go right round and back to the start. Vediamo ragazzi, ragazzi. Seven, six, five, four, three, two, one. Anglers away, you're good to go. Good luck today. Catch as many bears as you want. Be back in time for 3 p.m.
Porco schifo, l'ho sbagliata. Preso il pesce, forse è la minima. Ok, vediamo, non penso, controlliamo. No, è appena 20, boh, per sicurezza. Forse minimo, no. Non sarà mai minimo questo. Sarà un 20. Infatti. Ok, partenza non delle migliori. Cioè, ragazzi, cazzo, cioè, Bolsena è pieno di pesce, ma pieno, cioè, nel senso, che era bass, cioè, dici, ok, bass, facile. Cioè, è pieno impestato, pieno. Cioè, tu vai là, pesce, vai là, pesce, vai là, pesce. Cazzo, però il problema è trovare la taglia. Già che hanno messo una taglia abbastanza piccola rispetto a quello che siamo abituati, pieno così, no, non pieno così, pieno così di bass piccoli. E 20, 22, 23, 18, pieno. Quindi se volete andare a pescare là e divertirvi, e ve lo dico, io mi sono divertito un botto perché non so quanti bass ho fatto, è pieno, pieno. Perdi fin la voglia a prenderli. Il fatto è che, essendo in una gara, non dico di dover fare 7 pesci da 50, però almeno 28, 30, 32, roba del genere. Carino. Vediamo, ho visto il banco, mi sono mangiato subito. Vediamo un po'. Sembra 25, ma non penso.
24 e mezzo. Questo è bello, questo è bello. Non saltare. Ok. Vai, pesce a misura arrivato. Forse, speriamo, ho trovato come prendere. Non sarà mai così, ma ci spero. Cioè, almeno ho qualcosa, devo aver capito. Pesce a misura, niente di particolare, però sono contento che è a misura. Perché il mio problema è che non ci ho mai pescato a Bolsena, quindi ho quel piccolissimo handicap. Comunque, vedo che uno l'ha... mi ha visto prendere, si è messo, ha lanciato un, non so, un hard bait e ha preso. Ok, adesso switchiamo subito al crank e vediamo un attimo come va. Boom, baby! Questo è un pesce. Fucking pesce. Vai! Vai! Oh, così si ragiona. Un bel pesce fatto a crank subito, primo lancio, vuol dire che funziona. Spoiler no. Cioè, sono stato là a lanciare, rilanciare sempre stesso punto. Boh. Cioè, proprio così a caso in un punto. Cioè, il problema è questo, che tu credi di aver capito una cosa.
No, non è vero, non hai capito un cazzo. Forse più, cioè, nel senso, ok, forse più facile, non esageriamo. Però nel senso, ci fosse una cosa che tu dici, ok, ho fatto quella cosa, l'ho preso in quel modo, devo prenderne altri. Ma non è così, cioè, nel senso, non hai detto almeno. Cosa che è bella, perché nel senso non ti rende facile la pesca, però per uno che è in gara così non è facile, però ho accettato la sfida e se no non sarebbe bello. No, è buono, è buono, è buono. Un centimetro, grazie. Vai. Preso. Eccolo, l'ho preso. Dai, vieni. Andate a entrare subito nell'erbaio. Mangiato subito. Ricordo che ho il 16 di terminale. Sto vedendo. C'è un altro, c'è un altro, e anche l'Italia si è ammollato. Ok, adesso più aggressivo. Preso. Italia anche. Oh, sì. Sì, cazzo.
Come previsto, sono tornato nello spot di ieri dove avevo trovato i pesci. Come farlo? Avevo capito che là comunque c'erano dei pesci di taglia, non enormi però, meglio di niente. Peccato per il primo slamato, però sono cazzatissimi, cioè, non so cosa dire, cioè un pesce così, porco cane, calmati, ecco. Però sono contento perché almeno questo l'ho capito, però c'è tanta gente che ci lancia, quindi non so se potrò continuare. Per domani mi sa che lo spot sarà già bruciato, quindi dovrò inventarmi qualcos'altro per la giornata di domani. Però sono contento che almeno sono riuscito a fare un pesce e ho anche tirato. Quindi questo potrebbe essere, non dico bello, ma almeno di taglia, sì. Ok, buono, ce ne abbiamo un altro trentello. Grazie amico. Oddio, sai che è lì? Pino. No, me ne manca uno. Me ne manca uno. Ne avrò presi 200 da 20. Non riesco a trovare quello sopra i 25. Questo boia, c'è la sfiga, cioè mi mancava un pesce, uno ce l'ho lì attaccato, l'ho fatto passare, l'ho tenuto sotto, si è mollato, cioè ma ti pare possibile? Cioè, non ci credo nemmeno io, dopo la 27esima volta che l'ho riguardato, come, cioè si è mollato. No, non ho capito neanche io come cazzo ho fatto a mollarsi. Adesso testa bassa perché manca un'ora e devo trovare un pesce almeno per fare quota e almeno non far merdesimo.
boia. Questo è bellino. Infatti ho luce. Oh no, bel bus. Vai! Vai, Wiki Shad. Grande Wiki Shad. Ho tre quarti d'ora dalla fine. Chiudo la quota, finalmente. Lo rivendire. 33, vai. Bene. Vai, amico. Questi sono stati piccolissimi. Ed invece sì, non è grande, anche piccolo, dai. Ok, dai, direi che per oggi basta, 8 ore di pesca sono abbastanza. Ecco, parlato, presume enorme. Come detto poco fa, si può far basta. Sono riuscito a fare quei 2-3 pesciotti fuori e sono riuscito anche un po' a incrementare la taglia minima. Non male, spero che domani sia ancora valido come spot. E adesso si ritorna perché bisogna fare il check out e bisognerà pensare a una strategia per domani e capire cosa ho sbagliato e cosa ho fatto giusto, in modo perché domani il pesce sarà pressato, perché tutta la gente che ci ha pescato sopra oggi, quindi bisognerà cambiare un po' la strategia. Devo dire comunque che Bolsena è un lago veramente impressionante, cioè pieno di pesci, di bass, ci andrei a vivere all'istante. Dunque direi che per questo video è tutto, quindi ciao a tutti!